Ciao, stupendissimi! Allora, finalmente sono tornata, eccomi qua. Non sono morta. Ho avuto, insomma, mi sono preso un periodo sabbatico un po' per i troppi impegni che avevo, perché con l'insegnamento, con tanti altri progetti che ho in ballo, insomma, non ho proprio avuto tempo per i video, con molto dispiacere. E adesso poi in questi giorni che ero in ferie tutto faceva insomma troppo caldo per truccarsi. Fate conto che non so, saranno 2 mesi che anch'io mi trucco veramente veramente pochissimo, perché fa caldo, fa proprio caldissimo e mi si scioglie la faccia e quindi non ho voglia di mettermi a truccarmi. Però niente, stasera ce l'ho fatta, fa un pochettino più fresco, anche se mi vedete sudare, ma perché c'ho un lampadone praticamente in faccia, più la luce della videocamera, insomma mi vedete sudare lo stesso. Ma vabbè, ciancio alle bande, spero di riuscire a organizzarmi un pochettino meglio per riuscire a ritagliarmi un posto per il canale, perché comunque a me fa molto piacere postare dei video. E, insomma, farvi compagnia mi fa sempre molto, molto piacere. Però vedrò insomma di riuscire ad organizzarmi meglio. Io sono disorganizzata da paura, cioè non riesco proprio a ritagliarmi degli spazi in cui dico boh, faccio solo quello e basta, non sono proprio in grado. Ma ci proverò, ve lo prometto. Il primo video che faccio da il mio ritorno, il mio grande ritorno, e il primo look che ho fatto è questo. Come vedete, ho abbinato la mia maglia. E per un truc da sera, un truc da sera, un look da sera. Molto, a me piace molto uno smoky sui toni del viola, molto, però molto estivo, insomma, secondo me. Perché sui toni del viola, del fucsia è molto intenso, ma io lo trovo insomma molto allegro, molto estivo. Focus sugli occhi, sulle labbra, soltanto un po' di gloss, contouring e highlighting sul viso. È un colore che sta bene a tutti i tipi di occhio, a tutti i colori di occhio. È un colore che sta bene a tutti i colori di occhio, vabbè. Niente, a me piace molto, mi piace veramente moltissimo questo gioco di colori che un po' fa vampiro, perché poi avendo l'occhio infossato si vede solo una parte, comunque fa un po' vampiro, ma a me piace tantissimo. Ed è molto 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 semplice, lo vedrete, questo seriamente è davvero molto semplice, bisogna essere soltanto precisi nello sfumare, insomma non fare paciocchi. Allora, un occhio l'ho già fatto, questo qua. Su quest'occhio ho già messo il primer e ho usato lo Shadow Insurance della Too Faced. Adesso vado a stendere un paint pot di MAC, si chiama precisamente Alpha Wild, che è questo viola qua, e lo stendo con un pennello a fibre sintetiche, come questo, su tutta la palpebra mobile, sia sopra che sotto. Ok, fatto questo, passiamo a utilizzare gli ombretti. Ne useremo tre per fare questo look. Utilizzerò due palette della Stargazer. Una è la Vivid Color Palette, che è questa qua con questi colori un po' appunto così bislacchi, no, bislacchi, vivaci. E il primo viola che utilizzerò è questo, e poi farò un mix fra questo qua che è un fucsia e questo che è un violetto. Comunque il primo colore è il viola un pochino più intenso, un pochettino più scuro, e lo vado a stendere con questo pennello della Sephora, un pennello piatto. Poi vado a fare un miscuglio appunto degli altri due colori, quindi del fucsia e del violetto, quindi di questi due, questo e questo. E prendo un po' con un pennello da sfumatura, io userò il 217 della Sigma, faccio proprio pappa.
scuoto il pennello come al solito e vado a applicare questo miscuglio di colori sulla piega palpebrale, quindi sopra il nostro ombretto viola. Così ci dà questo bel contrasto fra la palpebra mobile e la palpebra fissa. Ok. Poi prendiamo, sempre da una palette di Stargazer, un viola più scuro. La palette è la Velvet Color Palette ed è questa qua. E prenderò questo viola più scuro con un pennellino più piccolo. Io userò un pennello della Real Technique, che è l'Ascent Brush, che è questo piccino così, vedete? E lo porto proprio all'attaccatura delle ciglia. Ok. Dopodiché prendo da una palette della Sleek, no, non è vero, bugia, da una palette della Moi, la Glamour Nights, che è questa qua, cade tutto, che è questa. Prendo questo bianco opaco e vado a posizionarlo sotto l'arcata sopraccigliare. Riprendo il pennello da sfumatura e sfumo di nuovo per rendere il tutto un pochettino più omogeneo. Poi, all'interno dell'occhio, invece di mettere la matita nera, metterò questa matita di MAC che si chiama Hyacinth, quindi un color giacinto, che è questa qua. Poi piegaciglia e mascara. Il look degli occhi è finito, facciamo solo più le sopracciglia. E per le sopracciglia utilizzerò un ombretto della Inglot, precisamente questo qua. Questo marrone qua, non mi chiedete i numeri perché non ne ho idea. A questo punto passiamo al resto della base. Io avevo messo soltanto, sto ascoltando una biscia, avevo messo soltanto un po' di fondotinta, devo ancora mettere il correttore, il blush, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che comunque non ho ancora incipriato, sto sudando come una bimba. Comunque, appunto, gli occhi sono finiti, ve li faccio vedere. Così, è uno smoky, secondo me, cioè, è molto intenso, però io insomma, lo reputo molto, molto estivo, comunque, anche se un look intenso, un look da sera, adattissimo a chi ha gli occhi verdi, comunque gli occhi chiari, ma questo colore tira fuori tanto anche gli occhi marroni, gli occhi nocciola. Secondo me sta bene, il viola è un colore che sta bene un po' a tutti. Poi sapete che a me non piace definire questo colore sta bene per, quest'altro colore sta bene per, insomma, bisogna provare. Comunque il viola è un colore che sta bene un po' a tutti, quindi tira fuori tanto tutti i tipi di occhi, di colori di occhi. Come correttore utilizzerò questo della Clinique, che è l'Airbrush Concealer, nella tonalità medium, credo che sia, sì, esatto, nella 2 medium. Ok, dopodiché vado a utilizzare un blush in crema per dare un po' di tridimensionalità al volto e userò, ma sì, usiamo questo di MAC, si chiama Something Special ed è un pesca. Voglio
dare ancora un po' più di tridimensionalità al volto, quindi utilizzerò i chiaroscuri. Adesso andrò a utilizzare i chiari, userò una penna della Catrice, nello 01 Ivory, una penna correttore. Ok, dopodiché passo ad incipriare. E poi vado a fare un po' di contouring sul mio viso, quindi a rendere il mio viso ancora un po' tridimensionale. Ho messo questo blush che comunque vedete adesso con la cipria tutto non si vede, ho fatto un po' di punti luce sul mio viso, adesso vado a scolpirlo con una terra. E come terra utilizzerò questa della Madina, che per me è perfect, e vado a scolpire appunto il mio viso e prendo un pennello come questo, che è un pennello da blush. Inizio. Ora, volendo, visto che è sera, possiamo andare anche ad aggiungere un po' di illuminante un po' più corposo, e in questo caso io metterò la Soft and Gentle Mineralize Skin Finish di MAC, che è questo con lo champagne, e lo vado a mettere con questo pennello a ventaglio piccolino. Ok, siccome è sera ne voglio mettere anche un pochino sotto l'arcata sopraccigliare con il pennello che avevo, con un pennello piccolino, se lo trovo, tipo, va bene, questo va benissimo, solo in questo punto. Ok, e ne metto ancora un goccino proprio qua sopra. Sulle labbra, sulle quali vado a mettere un semplicissimo gloss, e io userò questo di Dior, il Lip Polish, nel numero 004, che è questo qua. Comunque, questo è il look finito, spero che sia venuto come dico io, che non vedo, e niente, vi saluto e alla prossima, prometto che non passeranno altri 3 mesi. Ciao, baci!